Buongiorno o buonasera a tutti. Benvenuti in un mio nuovo video. Oggi vorrei parlarvi di una mia teoria su Dragon Ball Super. Vi ricordo che il video contiene spoiler, e sono solo teorie, quindi niente di vero. Iniziamo. Allora, come ben sappiamo, nel torneo del potere, dato che è una Battle Royale, le strategie ne fanno da padrona. E vorrei parlarvi della strategia dell'universo 4. Se ricordate, quando fecero vedere tutto il team degli universi, arrivati all'universo 4, ci mostrarono solo 8 guerrieri. Ma come abbiamo saputo da Whis, devono essere per forza in 10, o verranno distrutti prima di partecipare. Però questi due personaggi non si vedono, per esempio potevano metterli oscurati come l'universo 2 o l'universo 6. Ma Tenshinhan ci dice che non sono 8. E che sente delle presenze. Quindi sono invisibili. Ricordiamo che manca ancora Damon, ci hanno solo detto cosa fa, ma non si è mai mostrato sul campo. Damon è un guerriero insetto dell'universo 4, lui può mimetizzarsi e diventare invisibile e comparire e scomparire dove vuole lui, e ha anche una mossa veramente utile, autodistruzione, cioè Damon aspetta che un avversario lo attacchi e in seguito contrattacca. Quindi Damon è invisibile, e l'altro? Lo sarà sicuramente pure lui. Sappiamo anche che sono delle brave spie e sanno nascondere bene la loro aura. Quindi sarà difficile individuarli sul campo. Ma ora arriviamo alla teoria vera e propria. Arriviamo alla fine del torneo con questi personaggi in campo. Sono solo uno per parte. Ma ci sono anche i due personaggi invisibili dell'universo 4, allora quando scadrà il tempo, dato che l'universo 4 ha due guerrieri sul campo, vince questo torneo. Secondo me è una bella strategia. Il video è finito, spero che vi sia piaciuto, non dimenticate di mettere mi piace, commentare e condividere, e se siete d'accordo con me fatemelo sapere qui sotto e non dimenticarvi di iscrivervi al canale per supportarmi. Grazie e alla prossima!